Salve ragazzi, io sono Painmaster e quello che state vedendo è il primo episodio della serie dei videogiochi di zombie che vi avevo annunciato già un po' di tempo fa. Il titolo che vedremo oggi è Resident Evil Survivor. Resident Evil Survivor. La trama di questo gioco è semplice, quindi non serve che vi faccia vedere il filmato iniziale. In pratica noi ci ritroveremo ad utilizzare questo personaggio che non si ricorda niente del suo passato né di chi è e che si trovava su un aereo che si è schiantato su quest'isola e lui non sa che cosa deve fare, non sa perché si trova lì e trova una pistola che sarà l'unico mezzo per grazie alla quale potrà difendersi in quest'isola. Ovviamente, siccome questo è un gioco di Resident Evil, sarà pieno di zombie quest'isola. La particolarità di questo gioco, come potete vedere, è che è in prima persona. Infatti, alcuni di voi potrebbero già conoscere questo gioco come Resident Evil Gun Survivor, dato che ne è stato fatto un altro titolo per PlayStation 2 intitolato Gun Survivor 2, che non è il seguito di questo gioco, ma è un gioco a sé stante, che però ha le stesse particolarità di questo, cioè è in prima persona e può essere giocato utilizzando una light gun per PlayStation, cioè quelle pistole in stile sala giochi che collegate alla PlayStation permettono di mirare un po' come in sala giochi, mirando sul serio, dal vero. Solo che i controlli sono stati criticati in questo gioco perché a quanto pare sono scomodi sia con la light gun che col joystick, anche se io in realtà ho fatto alcune prove e non mi trovo tanto scomodo. Devo dire che il puntatore è un po' lentino, però i zombie sono anche più lenti del puntatore, quindi non è così particolarmente difficile. Ovviamente, come in tutti i videogiochi di Resident Evil vecchi, c'è l'animazione della porta che si apre, che alla lunga è davvero fastidiosa, e ringraziamo il cielo che l'hanno rimossa. C'è un morto. Questa parte l'ho già fatta perché devo vedere se funzionava. Perché ovviamente io non ho un metodo di cattura direttamente dalla PlayStation e quindi ho dovuto inserire il CD nel computer e giocarci con un emulatore. Un'altra cosa che è stata criticata di questo gioco è che i poligoni dei personaggi sono davvero scarsi, sono stati modellati malissimo. E non lo sto dicendo io adesso a posteriori, ma lo dicevano già la critica del tempo. Dicevano che per il tempo in cui è uscito la grafica era davvero bassa, cioè le texture erano troppo ripetitive, era una cosa ridicola. Ad esempio i zombie, come questo che state vedendo, ce ne vedrete a migliaia uguali a questo qui, perché utilizzano sempre gli stessi 3-4 nemici. Ah, ok, si sparava così. E dai, ti farò un elso. E una cosa fastidiosa che ho visto è che se te gli spari in qualunque parte, cioè tipo in testa, dopo ti viene in automatico la mira, ti cade direttamente sul petto ed è fastidioso se vuoi fare una serie di headshot. Ovviamente è una chiave, perché per andare avanti dobbiamo raccoglierla. Almeno si può correre e la visuale non è poi così difficile da utilizzare. Una cosa davvero divertente è il fatto che in origine la saga di Resident Evil doveva essere fatta in prima persona. In origine era stato deciso che Resident Evil 1 sarebbe dovuto essere un first person shooter. Scusate, devo uccidere questo per prima di continuare il discorso, perché sennò mi distraggono questi morti. Almeno ho le munizioni infinite, dato che alla fine è come una specie di gioco da sala giochi. Oddio, l'unica cosa preoccupante, più degli zombie, è che gli oggetti si muovono tipo posseduti, girano su loro stessi. È ovvio che capisci subito come che sono oggetti che si devono raccogliere se girano su loro stessi. Ok, andiamo di qui. Che? Ah no, è bloccato. E solo che quando avevano deciso che Resident Evil 1 sarebbe dovuto essere un first person shooter, hanno provato a programmarlo in quel modo e si sono resi conto che smorzava troppo l'atmosfera, era troppo
spara, spara e alla fine non ti incuteva terrore, dovevi solo camminare, sparare, uccidere e non era horror quanto quello che volevano fare. E quindi hanno deciso di farlo in terza persona con telecamera fissa, com'è che è venuto quello che hanno fatto alla fine. E però a quanto pare lo sfizio non se l'hanno tolto e hanno voluto provare comunque a farlo in prima persona. E non è l'unico che è stato fatto così. Oddio, siete tornati. Perché... oh cavolo, mi avevano circondato. Oltre al già citato Gran Survivor 2, è stato fatto un terzo titolo di questa serie intitolato... perché si muove ancora? Ah no, la musichetta non è per quello, è perché c'è un altro nel corridoio. È stato fatto un terzo titolo di questa serie Gran Survivor intitolato Resident Evil Dead Aim, che alterna la visuale in terza persona alla prima. Premendo il tasto della mira si entrava nella prima e si sparava, un po' come in quel videogioco del Game Boy che si chiamava Resident Evil qualcosa, che era un Resident Evil per Game Boy in cui si utilizzava Barry Barton, che in pratica per sparare entravi in prima persona e c'era un indicatore stupido. Io ci ho giocato, era difficilissimo e quindi non sono mai andato troppo avanti. Beh, penso di dover andare qui sopra. Ovviamente è un gioco lungo, cioè non è così lungo. Anche un'altra cosa che è stata criticata di questo gioco è la longevità, che più o meno è di due ore e mezza circa. Solo che i corvi erano fastidiosi. Solo che non è che posso registrarvi tutto il gameplay, ma vi farò vedere solo un inizio per sapere un po' le vostre opinioni, se vi piace, se non vi piace, se è un gioco che vi interesserebbe trovare in giro magari in un mercatino giusto per provarlo, o magari se proprio a grandissima richiesta potrei addirittura fare un gameplay completo a puntate, ovviamente non tutto di seguito, però solo se proprio sarete tanti a chiedermelo, perché se no non avrebbe senso. Questo poster è quello del famoso posto a Parigi del gatto nero. È un po' pixelato, perché come ho già detto non è che fosse una così gran grafica. Oh cavolo, non mi ero proprio accorto di te. Io ero qui che parlavo e te ti sei fatto tutto il viaggio. Ah ok, capisci subito che un oggetto va preso perché gira, brilla. Ok, ho trovato una pellicola. Penso di doverla inserire in questo coso qui. Ok. Ok, come si inserisce? Mi devo... ma lì gira... oddio! C'è un foglio che gira, è posseduto! Ok, la smetto. Prima ricarico. Ah, ovviamente ci sono i file come in tutti i Resident Evil che ti spiegano la storia, ma... la sappiamo, no? La storia di Resident Evil. C'è questo virus che ha infettato. Quello è il Nemesis. Sì, si è disegnato il Nemesis. Ah, era il report from Raccoon City. Ok, allora capisco tutto. Sì, si collegano molte cose. Una cosa che non mi piace di Resident Evil è la trama. Cioè, è una cosa strana perché molti di voi direte: ma no, ma Resident Evil è bello per la trama. A me non piace perché la trama è troppo... spiega troppo, è troppo esplicativa. Cioè, alla fine, i film di zombie belli, quelli di Romero, non ti spiegavano niente. Cioè, trovavi queste persone buttate in mezzo a un'apocalisse di zombie e loro dicevano: ma che sta succedendo? Non capivano niente. Oddio! Secchiamo sti uccellacci del maleaugurio. E dai, non scappate. È difficile già mirare con sto joystick. Ah, sei morto, eh. Ah, ce ne deve essere un altro. Vabbè, io scappo, tanto alla fine basta che scendo le scale e non mi beccate più. Stavo dicendo, in un film di Romero le persone si ritrovano nell'apocalisse di zombie e non sanno né com'è venuta né come sopravviveranno. Alla fine muoiono tutti senza sapere mai una spiegazione. Cioè, non in tutti i film muoiono tutti. In alcuni muoiono tutti, molto spesso, spero di non avervi fatto spoiler. Comunque, molto spesso i personaggi muoiono senza aver mai scoperto niente di del perché. Mentre nella serie di Resident Evil è troppo spiegato, cioè il virus che trasforma, tutto spiegato troppo banale, l'arma batteriologica, la società farmaceutica che
deve crea questa arma batteriologica apposta per venderla in guerra, crea le armi mutanti. Cioè, è una vaccata. Cioè, diciamocelo, è una vaccata perché toglie tutto quell'alone di mistero del come mai ci saranno questi zombie? Che è un po' la stessa vaccata che hanno voluto fare in Dead Rising. Cioè il voler spiegare a tutti i costi il motivo per cui c'è questa apocalisse zombie, ma non serve. Per fare una storia di zombie fatta bene, bisogna spiegare il meno possibile. Perché altrimenti si va a finire nel banale sempre. Sia che sia stata un'opera divina, che sia stato un virus, che sia stata una cosa mutata, che sia stata qualsiasi cosa, tu la spieghi e rovini quell'atmosfera che è data dall'alone di mistero del non sapere per quale motivo sia successo tutto. E questa cosa non va bene, il fatto di aver spiegato ogni minimo risvolto della trama, ogni minima cosa, essere entrato nei più piccoli particolari di ogni cosa in Resident Evil, ha sminuito un sacco la trama fino a rovinarla, l'ha fatta degenerare. È diventato davvero fastidioso. E la stessa cosa in Dead Rising, dove il motivo per cui esistono gli zombie è la cosa più stupida che si potesse inventare. Cioè, che sembra tipo un bambino di 6 anni si è svegliato e si è inventato: gli zombie in Dead Rising ci saranno per questo motivo qui. Che non vi sto a dire perché magari voi non ci avete giocato e ve lo sto rovinando. Quindi, però, se siete interessati, informatevi perché è davvero una cosa stupida. E voi siete sempre qui, ma è possibile? Allora, ci credo che siete non morti, proprio ogni volta che vi uccido tornate. Ok, ho trovato la chiave, dovrebbe essere per questa. Oh, ok, finalmente. Che poi quella chiave la prima volta che c'ero entrato in quel cinema non c'era. Non è che basta proiettare una cosa e compaiono gli oggetti, vabbè. Oh no, i cani. Ah. E fatevi ammazzare. E in effetti è vero, è proprio scomodo, scomodo giocare col joystick. Oh, e uno è morto. Oh no, che cavolo, sempre a dover ricaricare sto qua. Ah, crepa, crepa! Pensavo fossi morto. Quanti colpi sa beccarsi un cane prima di crepare? Oh. Oh, crepa, crepa, crepa. Oh, e vediamo cosa se ti rialzi. Cavolo. Un telefono che squilla. Questo è un cliché stupidissimo usato il decennio scorso del telefono pubblico che suona. Non so se è umanamente possibile telefonare a un telefono pubblico. Non ha neanche risposto, cioè. Ti telefonano per farti uno scherzo telefonico. Poi l'animazione di scendere le scale è davvero qualcosa di meravigliosamente stupido. Perché non ci potevamo permettere di scendere le scale normalmente a noi? Non lo so. Ah, pensavo che fosse uno lì. E dai, è crepa, uno è morto. Oddio, una pianta che si muove! Dovrei preoccuparmi di più di questo mostro in realtà. E muori. Ah. No. Ah, seccato in volo, dai. Perfetto. L'animazione del sangue che esce l'hanno fatta bene, devo dire. La texture del sangue sul pavimento un po' meno, però non è che bisogna pretendere per forza. Cioè, in realtà, nonostante tutte le critiche che sono state mosse a questo gioco, io devo dire che mi piace. Non è così brutto come dicono, cioè, è godibile. Cioè, a parte tutte le cose da anni 90, come le animazioni delle porte, le scale che si salgono e ti viene la schermatina della scala, o gli oggetti che sono esageratamente grandi, roteano su se stessi e brillano apposta per essere presi. Sono cose che puoi lamentartici adesso perché sono passati gli anni e si è resi conto che sono cose stupide. Vincent. Who is this? Vincent? Who's that? Mi soffermerei sui numeri che Am I Vincent? sono disegnati tipo Vincent, simboli alieni. you are a murderer.
A murderer. A murderer? What are you talking about? Answer me. Who did I kill? Ok, c'è un vecchio che ci ha telefonato, ci ha detto che ci chiamiamo Vincent e che siamo un assassino. E ovviamente c'è un vecchio ti telefona per dirti Vincent, sei un assassino, e poi stacca. Cioè, sembra tipo uno scherzo stupido telefonico. Ok, ora dove vado? Di qua o di qua? No, mi ispira di più questo tipo farmacia, non so cosa sia, no. Ah, è un ospedale, beh, ci avevo quasi preso, dai, ci avevo quasi preso. Era una clinica. I won't allow you to escape. You're going to pay for what you've done. Beh, sì, bisogna dire che la qualità grafica non so se è dovuta all'emulatore che sta facendo partire con la grafica bassa. Però sì, si potrebbero contare pixel in questa animazione. E vabbè, erano altri tempi, non ci si può lamentare. Però cioè, io salterei volentieri questo filmato, ma non si può. They must want this mess taken care of very quickly. Sì, ok, non so neanche cosa stai dicendo, non ti sto ascoltando, parli da solo. Chi è così pazzo da parlare da solo davanti a un megaschermo? È una cosa davvero da psicopatico. Vabbè che magari lui è pure cattivo, quindi... Vabbè, almeno queste porte sono automatiche. Fa più scena. Uno zombie dottore. Una cosa che nessuno si è mai spiegato nei film o nelle opere di zombie è ma tutti sti posti invasi di zombie, cioè alla fine sono cadaveri decomposti, ma non muoiono dal fetore. Cioè entri in una stanza con tre zombie, già sai che ci sono gli zombie perché starai morendo dal fetore della carne decomposta. E poi la cosa principale è dove stanno gli insetti. Cioè ad esempio questo c'ha le costole di fuori, però cioè non vedi uscire i vermi dalla testa, non vedi i scarafaggi per terra. Cioè ci dovrebbe essere il mondo invaso dagli insetti. Cioè tipo in una città come Raccoon City ci dovrebbe essere un fettore da morire e ci dovrebbero essere più insetti che morti. Sarebbe che cammini sugli scarafaggi proprio, una cosa orribile, perché alla fine sono gli insetti che fanno decomporre. Quindi non lo so, è una cosa che hanno sempre tralasciato ed è fastidiosa. Ora non so cosa dovrei fare qui. Vabbè, vedo le etichette che si smuovono, oddio. È qualcosa di assurdo. Vabbè, comunque penso di dover entrare qui dentro. Ah no, non si può, fantastico. Vabbè, lì c'è un computer, quindi in teoria... Il bello è che te ti avvicini agli oggetti e fa tutto l'omino, quindi... Ah beh, fantastico! Chi è che nasconde delle chiavi fluttuanti dentro uno di quei cosi che serve per fare le TAC? Stavo giusto dicendo che non devi premere niente perché ti raccoglie da solo gli oggetti, però a quanto pare devi essere dalla parte vicina. Sì, ma sta davvero... Volano perché proprio non sono... entrano nel terreno... Modellato malissimo. Cioè è una cosa stupida farti trovare la chiave dentro al coso per fare l'attack, perché non ha senso. Nessuno perde una chiave e la infila lì dentro. Ora ci sarà di nuovo lo zombie dottore. Ah no, non c'è. Fortunatamente non c'è lo zombie dottore. Ma di nuovo qui sto. Ah, cavolo, mi sa che il mio senso dell'orientamento fa davvero schifo. Ah, devo entrare qui dentro. Medicine room. Cioè che gli ospedali non è cosa ne trovo, sono l'ultimo posto che si infetta perché uno viene morso e va all'ospedale per farsi controllare, poi è infetto e morde tutti gli altri e dagli ospedali iniziano le infezioni. Quindi se c'è un'invasione zombie non andate in ospedale, che sennò siete fottuti a prescindere. Ma io non ho capito, ma un inventario ce l'avrei in teoria?
No, allora mi sa che ogni volta che prendo un oggetto me lo usa in automatico, perché infatti ho la vita sempre al massimo. Forse è tipo uno di quei giochi da sala giochi che alla fine non hai un inventario e devi finirlo nel momento in cui lo inizi. Oh cavolo! Questo mi ha preso in schiena. Fogli che si muovono, fogli che si muovono! È la cosa più preoccupante di tutte. Sti fogli che si muovono, ok, allora. Cosa sono schede? Ah, beh, mi piace sempre farmi gli affaracci degli altri. Allora, questo qui. C'è un'altra tizia. Questo è stato rimosso. Vabbè, alla fine non ti dice niente di così interessante. Devo andare di qua, sì. Ok, una scala, perché le animazioni proprio non se le possono risparmiare. E davanti a questo ascensore che non ha l'energia elettrica. Direi che ci avviciniamo alla conclusione perché se mi spingo troppo oltre poi non posso più registrare perché mi finisce lo spazio nel computer e non penso di poter fare tutto il let's play oggi. Quindi casomai, nel caso davvero siate interessati a vedere tutto il gameplay, fatemelo sapere, altrimenti amen, non lo faccio. Alla fine penso che me lo finirò da solo. Il problema principale è che non ho idea di come si salvi né se si possa salvare, quindi nel caso io dovessi fare un let's play qualsiasi su questo gioco, dovrete sorbirvi tutto fin dall'inizio. E fatemi anche sapere se vi interessa sapere la trama, così non salto neanche i filmati. Beh, direi che davanti a questi cadaveri che marciscono qui davanti, posso rimandarvi alla prossima puntata di Death on Pad. Ovvero la mia serie sui videogiochi degli zombie. Ciao ragazzi, al prossimo episodio!